Da quando è partito il progetto Laboratorio Teatrale dei Licei Poliziani? Mi ricordo sarà stato il 93, 90, forse 96, sì, 96, 2006, so già più di 20 anni. E comunque il teatro all'interno dei licei poliziani, soprattutto al classico, era già presente da almeno 15 anni prima, con altri registi, insomma. Quindi è stata una delle scuole d'avanguardia in Italia che adottavano il teatro, insomma, come impegno costante. Che ne pensi del fatto che siano i ragazzi a prendere l'iniziativa da soli e organizzare uno spettacolo? Ne penso il meglio possibile, basta che il modo di affrontare questa cosa non sia solo ispirato al divertimento, che pure è importante che ci sia, ma a qualcosina di più, che magari nasce fra di voi parlando e vedendo, scegliendo che cosa rappresentare. Già la scelta è importante, no? Fare una cosa piuttosto che un'altra. Sì, in modo tale da vedere l'atto artistico, creativo, che spesso le persone non possono più sviluppare dopo che sono diventate adulte. E allora mantenerlo attraverso una forma di creatività artistica. Oggi, per fortuna, questo approccio è molto più di massa di una volta, no? Almeno in certi paesi più avanzati a livello economico, eccetera. Una volta la creatività, un povero contadino nemmeno se la immaginava cosa poteva essere, anche se c'aveva la sua Befana, c'aveva i suoi riti, c'aveva, cioè non era completamente stolido. Però voglio dire, adesso ecco, dei giovani che si mettono insieme, decidono da soli, senza una guida, di intraprendere. Insomma, come organizzarsi per giocare a nascondino, no? Quanto è importante iniziare a fare teatro in tenera età? Allora, come tutte le cose, se il teatro è visto come a quell'età deve essere visto un'attività ludica, che però contribuisce a far stare i bambini in un certo modo tra di loro e rispetto al maestro. Cioè, quindi sono chiamati da una parte a seguire un'autorità, un'autorevolezza, e dall'altra a stare su degli schemi di gioco che sono ben precisi, che il teatro ti dà. Però questo lo fanno comunque insieme, divertendosi. Per di più, quello che dico sempre, la musica è bellissima, no? Poter suonare uno strumento penso sia una cosa meravigliosa. Però ci vuole applicazione, ci vuole tempo, mentre la voce e l'espressione noi tutti ce l'abbiamo. Anche chi è fortemente menomato in queste cose dalla vita. Parlo dei down, parlo di altri tipi di malattie, e comunque il teatro sono in grado di farlo, perché il teatro pesca nelle radici interiori dell'uomo. È l'arte più antica da 3.000 anni, cioè hanno fatto giusto prima di questo qualche scarabocchio sulle caverne, però poi appena hanno potuto, che hanno capito che potevano raccontare una storia, e raccontando una storia raccontare la loro stessa vita, il teatro dopo non ha più smesso. Quanto è importante il messaggio che lo spettacolo ha, non solo sulla platea, ma anche su chi lo recita? Bisogna capire che si vuole intendere per messaggio. E se ci deve essere un sottofondo di, voglio dire, di messaggio, non so come chiamarlo esattamente, socialmente propositivo, ecco, diciamo così. Fino agli anni 70 il teatro politico era una parte del teatro mondiale che aveva preso coscienza di questa possibilità del teatro di testimoniare e anche di raggiungere delle platee per sensibilizzarle su certi temi. Questo tipo di teatro ci sarà sempre, e quindi il messaggio, se c'è da veicolarne uno interessante, perché no? Però l'arte di per sé si giustifica da sola, in quanto proprio azione umana, azione tendente alla creazione. Non è che ci stiamo sostituendo a Dio, stiamo esercitando una facoltà che
qualcuno ci ha dato, per cui possiamo ragionare per idee, e le idee sono sostanze immateriali, non hanno nessun peso, nessun colore, o almeno noi non lo sappiamo, però sappiamo che ci sono, che esistono, non sono meno vere per il fatto che non le vediamo. E allora far giocare tra loro le idee è la cosa più bella del teatro o dell'arte in genere, insomma, secondo me. Che significa fare teatro e fare cultura in questo territorio? Allora, io ci sono voluto ritornare appositamente, anche dietro consiglio di due autorevoli maestri che mi hanno seguito nella carriera agli inizi, per seguire un progetto che qui a Montepulciano venne instillato da questo compositore tedesco Hans Werner Henze, in cui l'arte veniva esercitata a servizio dei cittadini, a servizio della comunità, ma non per offrirgli uno spettacolo o un concerto, ma per far sì che essi stessi fossero in grado di esprimere la propria creatività. Quindi io penso sia un posto raro il nostro, raro parecchio, per una serie di combinazioni, queste ed altre. Adesso il nostro territorio ha una vivacità per me imparagonabile rispetto ad altri territori analoghi. È chiaro che il confronto con la città non va fatto, perché sono dimensioni assolutamente diverse, ma io vedo che qui nei dintorni, dalla musica al teatro, dal rock al jazz, c'è sempre qualcosa, c'è comunque sempre qualcosa, a volte meno interessante, a volte più interessante, comunque è molto attivo. Non per niente, così chiudo il cerchio, mi ricollego alle prime domande che mi avete fatto. Per me l'esperienza che faccio tutti gli anni, e ne faccio di vari tipi, quella che mi dà più soddisfazione da 21-22 anni è proprio quella con i ragazzi del liceo, perché lì entri dentro proprio un passaggio generazionale che è tostissimo, difficilissimo per loro, ma è fantastico. Dopo, nel proseguo della vita, ti resterà come un ricordo tra i più belli, insomma, no? Essere stati compagni in un'avventura, in uno spettacolo di teatro, in una gita, in tutto quello che abbiamo fatto. La scuola è la prima istituzione culturale del nostro paese e penso che andrebbe trattata meglio, perché per fare tutte queste cose qui l'importante è che però funzionino i professori e le materie che loro insegnano.